Innanzitutto buonasera a tutti. La partita di poche settimane fa a Roma contro la Lazio ci ha insegnato che in certe partite i dettagli, gli episodi fanno la differenza. Questione di piccole cose che però cambiano i risultati. Come già detto a fine della partita a Roma, abbiamo avuto occasione per chiuderla, non l'abbiamo fatto e poi gli episodi che ci hanno girato contro hanno fatto sì che la Lazio portasse a casa la vittoria. Siamo consapevoli, sì, Ciro lo conosciamo bene come tanti altri giocatori della Lazio, un giocatore che in questo momento sta attraversando, anche se è da diversi anni con la maglia della Lazio, sta attraversando un momento positivo, ha fatto tanti gol, lavora tanto per la squadra e così lo fa, sono cose che fa anche in nazionale. Domani sera servirà massima attenzione perché è un giocatore bravo a attaccare a profondità, ma la Lazio non si riduce soltanto a Immobile, ma è una squadra, come detto, ottima, fatta di ottimi elementi, con un allenatore che ha dato un'idea di gioco ben precisa. Sì, abbiamo rivisto le immagini non soltanto del gol preso dall'inserimento di Milinkovic, ma come detto prima, Inzaghi ha dato con i giocatori a disposizione ha dato un'idea ben precisa e molto spesso si ricorrono all'attacco da profondità con Savic e con Immobile. Su quello dobbiamo, nei momenti in cui capiterà in partita, dobbiamo essere bravi a leggerlo e a muoverci di reparto per assorbire gli inserimenti. Ed è questo quello che sta migliorando negli ultimi periodi, che fa parte di un percorso di crescita che stiamo facendo. C'è molto entusiasmo. Nella partita contro il Milan di gennaio scorso sicuramente è stato molto caloroso l'accoglienza che ci hanno fatto i tifosi juventini e anche l'entusiasmo che ci hanno dato dopo la vittoria della Supercoppa. E poi ho avuto modo di parlare con Giovinco in questi mesi e mi ha detto che quasi il popolo saudita è affezionato al calcio e speriamo domani sera di dare una gioia ai nostri tifosi juventini.